Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiuso gli incontri come previsti dalla legge ed ha rimesso gli atti al Governo, il quale formalizzerà l'autorizzazione a cui seguirà il decreto. Il metanodotto sul Mona Foligno, con un tracciato di 168 km in 28 comuni della provincia dell'Aquila, impianto di spinta del gas a Casepente, ha avuto dunque il via libera dal governo Draghi. Noi in occasione della seduta di ieri abbiamo ribadito le motivazioni di forte perplessità che abbiamo e quindi abbiamo ribadito la contrarietà all'autorizzazione per una serie di ragioni che sono quelle che siamo andati esplicitando nel corso delle ultime settimane. Innanzitutto l'assenza di uno studio geologico sui 160 e oltre chilometri del tracciato che attraversa le faglie attive e capaci più importanti, più significative dell'Appennino. Quindi noi attendiamo quale sarà la determinazione del governo, però nel frattempo stiamo valutando un'azione politica attraverso gli amministratori locali, quindi sicuramente chiameremo a raccolta gli amministratori locali per far sì appunto per poter interloquire, per poter opporre al governo e eccepire le nostre buone ragioni. Il metanodotto sul Mona Foligno non c'entra assolutamente nulla con la guerra in Ucraina e con il gas russo, perché fa parte della rete interna e la rete interna del metano è già sovradimensionata rispetto al fabbisogno di gas degli italiani, fabbisogno che diminuirà ulteriormente, tanto che si stima al 2030 una diminuzione di circa 20 miliardi di metri cubi. Pertanto realizzare questo metanodotto della Snam è un crimine ecologico, ambientale ed economico che sarà pagato dai cittadini attraverso un aumento irragionevole della bolletta energetica. Noi continueremo a combattere contro quest'opera assolutamente inutile. Secondo l'ultimo piano Snam 2022-2031, i lavori dovrebbero essere conclusi entro il 2034, cioè tra 12 anni. Questo dimostra l'assurdità delle tesi della Snam e del governo, perché tra 12 anni questo metanodotto non potrà risolvere nessuna crisi e sarà del tutto inutile, come lo è anche oggi.